Un rimorchiatore trascina una barca di 400 kg, quindi con una scialla massa, controcorrente verso nord. Quindi questa è la corrente. Invece questa, diciamo, è la barca che viene trascinata verso nord. A velocità costante, esercitando una forza di 600 N, quindi conosciamo anche la forza. Poi dice che dopo aver percorso 400 metri, quindi conosciamo questo delta S, il motore si surriscalda e la barca si arresta e in seguito è trascinata verso sud dalla corrente con un'accelerazione costante che conosciamo. Ok, la forza esercitata dalla corrente si mantiene sempre costante, quindi cioè, il flusso del fiume è uguale. Quanto lavoro ha compiuto il motore prima di surriscaldarsi, cioè la prima parte, in poche parole. Vabbè, poi leggiamo il resto. Allora, vabbè, la prima richiesta è facile perché forza del motore che porta la barca verso nord per spostamento è ovviamente lavoro motore e quindi all'inizio basterà fare F per delta S, sono parallele, stesso verso, sostituisco i valori, cioè sono 600 e 400 metri, e dovresti ottenere questo valore qui, infatti è positivo. Invece bisogna ragionare un attimino su quello che succede dopo, quando il motore si è surriscaldato. Allora, qui quando dice che il motore si surriscalda, immagino che continui a funzionare, cioè non che si spenga. Dice la barca, se no, la barca si arresta. No, beh, ci sta. Cioè, la barca si arresta e poi dice in seguito è trascinata verso sud, cioè vuol dire che sta andando verso nord. Ok? Si ferma e poi inizia ad andare verso sud. Qui c'è un dato nascosto, che è questo. Cioè, noi sappiamo che si muove a velocità costante, quindi vuol dire che la forza della corrente è uguale alla forza del rimorchiatore all'inizio. Ok, quindi F uguale FC che è uguale a 600 N. Perché sto dicendo questo? Perché probabilmente il motore continua a spingere, ma spinge meno della forza della corrente, quindi il corpo, diciamo, la barca va verso sud adesso, no? Seguendo la corrente. Quindi, perché dico questo? Perché allora sul corpo, se vogliamo trovare il lavoro, dobbiamo trovare le forze che agiscono, no? Quindi andare a capire qual è effettivamente la forza del motore quando si è surriscaldato, per poi calcolare il lavoro in base, diciamo, allo spostamento e così via. Ragioniamoci, sicuramente sulla barca, ok, avremo la forza della corrente che fa questo, che è rimasta invariata la forza della corrente, quindi è sempre uguale a 600 newton. Avremo la forza del motore che prova a portarla su, F', ma non ci riesce, quindi sicuramente minore, e tutto questo deve essere uguale a M per A. Quindi potrò scrivere che forza corrente meno F' uguale a M per A, che è diretta verso sud, no? L'accelerazione. Quindi quello che a me serve è di fatto la forza che è esercitata dal motore, che è F', e quindi sarà uguale a F corrente meno M per A. Questa la posso calcolare, no? Forza corrente 600, la massa la conosco, anche l'accelerazione la conosco.
questo è il primo pezzo, perché se voglio calcolare questo lavoro che viene compiuto nei 2 minuti successivi, mi serve di sicuro la forza, ma mi serve anche lo spostamento. Allora, se ci pensate, la barca si è fermata e poi ha iniziato ad andare verso sud con un'accelerazione. Cioè mi serve trovare quanto spazio percorre in 2 minuti, no? Ora era ferma, riparte con un'accelerazione. Quindi sarà un moto uniformemente accelerato. Delta T'. Delta T' lo conosco perché delta T' sono esattamente i 2 minuti. L'accelerazione me la dà il testo, quindi posso calcolare anche delta S. Quindi il lavoro che troviamo sarà F' per delta S'. Scritto con i dati del testo sarà FC meno M per A per un mezzo A delta T' al quadrato. E attenzione perché bisogna metterci davanti un segno meno. Perché? Perché lo spostamento è verso sud, il motore continua comunque a spingere verso nord e quindi si tratta di lavoro resistente. E infatti, dove è finito? Ecco qui, la terza domanda vi chiede proprio questo. Ok? Poi andiamo a vedere quello successivo, in cui chi dice che un boscaiolo trascina una catasta di legna. Ok, quindi qua avete il legno, è lui che trascina. Eccolo qua. Con una forza F di 98,5 newton. E questa forza è inclinata di un angolo theta, che conosciamo. Inchinata di 30 gradi verso l'alto rispetto all'orizzontale, compiendo un certo lavoro. Conosciamo anche il lavoro. Quanti metri ha percorso il boscaiolo con la catasta di legna? Questo è molto più facile di quello di prima, perché basta utilizzare la definizione di lavoro. Il lavoro è F, il modulo F per lo spostamento, per il coseno di teta, cioè l'angolo compreso fra la forza e lo spostamento, no? Che avviene, che è qua. Allora, se voglio trovare delta S, mi basterà fare il lavoro fratto F per il coseno di teta ed è finito. I problemi sono un po' bilanciati male, perché se questo in teoria viene dopo dovrebbe essere un po' più difficile, invece mi sembra molto molto più banale. Vediamo quello dopo, in cui dice che un trattore porta una slitta da fieno. Quindi questo è quello che viene trasportato, questo è il trattore, più o meno, ok? E conoscete la massa, non la massa, scusate, dice che pesa. Quindi conoscete la forza peso di questa slitta da fieno. E lo fa su per un pendio in pendenza. Ecco, magari devo iniziare a leggere tutto prima di fare il disegno. Quindi sistemiamolo. E succede questo. Diciamo che lo rifaccio un attimino. Ecco, questo è il bello di fare i video in diretta senza averli letti prima. Quindi questo è il trattore. Ok, quindi avete la vostra forza peso comunque qui dell'oggetto. E lo fa viaggiando a velocità costante, percorrendo 60 metri. Quindi questa cassa da fieno, questa slitta da fieno percorre 60 metri. Nel frattempo un contadino aiuta spingendo da dietro la slitta con una forza orizzontale di 200 newton. Quindi conoscete delta S e anche F.
Il coefficiente di attrito dinamico tra la z e il terreno, quindi striscia, lo conoscete, e vale 0,40. E le forze di attrito compiono un lavoro di modulo che è pari al modulo delle forze di attrito del lavoro, pari a meno 3,7 per 10 alla meno 4 joule. Allora, qual è la pendenza del pendio? E poi ci dice di calcolare il lavoro compiuto dal contadino. Allora, qui bisogna ragionare un attimino sulle forze in gioco per poter ricavare il resto. Sicuramente qui abbiamo la forza di attrito che è fatta così. Per ricavare la pendenza del pendio bisogna fare questo ragionamento. Voi sapete che la forza di attrito è uguale a mu dinamico per la reazione vincolare, no? N. Ora N, quando c'è un piano inclinato, contiene dentro, in questo caso, comunque l'inclinazione del piano, perché n, in questo caso qui, e questo è l'angolo θ, che è lo stesso angolo θ di inclinazione del piano, questo θ qui è mg coseno di θ, no? Allora guardate che già da qui posso ricavare quanto vale la forza di attrito. Mu di mg coseno di teta. E quindi in realtà la prima richiesta non è neanche sul lavoro, ma è sulla forza, sulla dinamica. Vabbè, la ricaviamo, quindi coseno di teta. Ah, no, 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 invece sì, perché non mi dà la forza di attrito, scusate, mi dà il lavoro della forza di attrito. Allora, ok, meno male, se no non capivo il senso dell'esercizio. Giustamente, quindi conosciamo la forza di attrito. Il lavoro della forza di attrito sarà sicuramente negativo, infatti qua c'è un meno, esatto, perché è opposto allo spostamento. Forza e spostamento saranno verso opposto, quindi qua potrò scrivere meno forza di attrito per lo spostamento delta S, lavoro uguale meno mu di mg cos theta delta S, e allora posso isolare il coseno di theta, che è quello che contiene poi effettivamente l'angolo, e avrò meno il lavoro dell'attrito fratto mu di mg delta S. E poi fare la formula inversa, usare la funzione inversa arccoseno di questa cosa. Meno W doppia mu di mg delta S. Se fate il conto, direi che dovrebbe venire fuori questo. Ok? Ora poi dice calcolo il lavoro compiuto dal contadino. Beh, in questo caso bisogna solo capire, rifare un po' meglio il disegno, perché questo è rileggere meglio. Un contadino aiuta a spingere dietro la teta con una forza orizzontale. Ho fatto male il disegno, pensavo fosse parallela. La forza è orizzontale. Fa questo, ok? Quindi, voi di fatto come se applicaste qua una forza, ok? Qui avete il vostro piano inclinato, questa è F e questo è θ, no? Allora, cosa succede? Che la forza che effettivamente agisce parallelamente allo spostamento sarà F coseno di θ, no? Quindi il lavoro compiuto dal contadino, beh, sicuramente è motore. Sarà F coseno di teta, perché è quella parallela allo spostamento, mentre invece la componente perpendicolare non compie lavoro, per delta S. E così trovate il valore, questo qua.
Poi vediamo un attimino sulla, questo dovrebbe essere già sulla potenza. Dice, due gru stanno lavorando per recuperare delle perdite da una grotta sotterranea che è profonda 90 metri. Li sollevano a velocità costante usando gli argoni a motore. La prima recupera tre anfore che hanno una certa massa e ciascuna impiegando in totale 5 minuti. Quindi ogni anfora pesa 6, ha massa 6,8 kg e in totale ci impiegano un delta T. E la seconda invece è un sarcofago, quindi massa di un'anfora, massa sarcofago conosciamo, lo fa in delta T. Ora, quale delle due gru ha compiuto un lavoro maggiore? Quale delle due gru è equipaggiata con l'argano più potente? Vabbè, la prima gru compie questo lavoro. Tre volte la massa dell'anfora per G, che è la forza peso, cioè è la forza peso delle anfore, la gru deve portarla verso l'alto, compie lo stesso lavoro, no? Lo sposta verso l'alto e quindi questo è il lavoro compiuto dalla prima gru. Tre volte la massa delle anfore per G, per H. La seconda gru invece avrà massa sarcofago per G, per H. Ok? Ragionate sempre su questo, questa è la forza peso delle anfore del sarcofago, ma la gru deve esercitare la forza, una forza identica per portarle su. Ok? E quindi se vi fate il conto, adesso io non l'ho fatto, mi fido dire che viene fuori questa, ma basta vedere i numeri coinvolti. Per calcolare invece, capire qual è la più potente, basta utilizzare la definizione di potenza, cioè prendere il lavoro e dividerlo per il tempo. Quindi P1 sarà 3 volte MA GH fratto il primo delta T, cioè 5 minuti. Ok? Ovviamente dovete portarlo in secondi, mi raccomando. Qui invece sarà il lavoro 2 fratto delta T primo. Quindi MS GH fratto delta di primo. Se fate i conti dovrebbe venire in watt, che la seconda è la più potente.